Buongiorno a tutti, oggi è il 5 di novembre, siamo rientrati in via Medici del Vascello, in questo palazzo che avevate visto nelle nostre immagini precedenti, nei nostri video precedenti. E cosa è successo? Negli ultimi due mesi, diciamo così, è stata fatta una pseudo messa in sicurezza, un'altra volta fallimentare, se ci vedete qui, che comprende questo ingresso che vedete qui. Come vedete nelle immagini precedenti, basta andare a vedere i nostri video di luglio, la porta era scardinata, come vedete è stata risaldata, è stata rinforzata, è stata incatenata. Purtroppo tutto ciò non è servito, in quanto queste persone si sono ricavate un nuovo varco attraverso la cancellata, tagliando le sbarre. Se con noi c'è Daniele Menti, Paolo Risconi con le sue immagini, c'è il nostro caro amico Fabio Gobbo e siamo insieme alla 7 TV con Stefano Cardi. Questa è la portineria famosa perché all'interno si scaricavano i detriti. I detriti, le immondizie. Esatto. E qui state vedendo l'ingresso, il nuovo ingresso che avviene da una via laterale che è piena di biciclette e carrelli. Comunque vi salutiamo, adesso stiamo per iniziare, fai una panoramica. Vediamo le solite cose bruciate lì. Seguiteci. Questa è l'entrata del campo rom verticale, questo stabile è stato nuovamente occupato dopo che erano stati messi sigilli. Alle finestre ci sono anche delle antenne parabolte, significa che c'è la corrente. Ah, va bene, così facciamo. Ed eccoci, è un paio d'ore che stiamo esplorando il quartiere fantasma per l'ennesima volta. Guardate cosa troviamo anche qui. Una vera e propria discarica. Grazie a Daniele Menti che sta facendo le immagini. Cosa dirvi? Siamo entrati dentro questa proprietà, una nuova occupazione, abbiamo trovato dentro una trentina di persone, con uno abbiamo fatto anche quattro chiacchiere, magrebini, ma non erano molto contenti di parlare con noi, ci hanno invitato ad uscire e sicuramente non era l'occasione per andare avanti con la nostra esplorazione. Guardate che succede quando si parla di discariche abusive, di fuochi fatui, ecco, guardate qua. Ditemi se è possibile questa cosa, siamo a due passi da Santa Giulia e dal nuovo quartiere di Cascina Merzate, insomma direi un'immagine della Milano che proprio non ci piace. Siamo qui con il nostro amico Fabio. Fabio, tu sei abituato a vedere i posti più belli d'Italia, oggi ti abbiamo portato a vedere la Milano Trash, che cosa mi puoi dire, cosa vedi qua? Dammi la tua opinione. Qua siamo proprio senza parole, siamo proprio al massimo degrado. Non so proprio cosa dire, sono veramente immagini che se noi dal vivo che stiamo vivendo penso che farebbero rabbrividire qualsiasi persona milanese qua. Quindi faccio un invito io personalmente al sindaco Sala, alla polizia locale, all'assessore alla sicurezza Scavuzzo e chiaramente alle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, il ministro Matteo Salvini. Questo quartiere deve essere recuperato, non ci può essere una zona franca così grande e così priva di qualunque legge come questa. Siamo a Milano, 2018. Ricordiamo una cosa, quanti stabili sono? Beh, gli stabili ne contiamo circa 6. Poi le occupazioni partono da una quarantina di persone per arrivare a qualche centinaio, come ci è stato comunicato oggi. Quindi parliamo all'incirca di 300-400 persone sparse su questi 6 stabili. Se dovessimo fare un calcolo, quant'è il livello di pericolosità? In alcuni, diciamo in una scala da 1 a 10, siamo su 6. E in questo che abbiamo visitato per ultimo siamo oltre i 9, in quanto le persone all'interno sono tutte armate e sono tutti magrebini che diverse persone che abbiamo intervistate si sono volute. Attenzione, scusate che c'è il treno, siamo in diretta. Le persone che sono state intervistate avevano paura a mostrare la loro faccia perché qui ci devono fermare. Quindi per cui la soluzione è presto detta, ripristino della legalità, ripristino della sicurezza, è quello che noi chiediamo da sempre, è quello che vogliamo. Quindi il muro di Rogoredo non è servito un granché se c'è questo spazio? Beh, il muro di Rogoredo è un'altra situazione ancora, queste sono nuove piazze di spaccio che sono state aperte, come quella di Cerano Laghetto dove siamo andati l'ultima volta. Direi che il fenomeno della droga non si sta arginando in questa maniera, si argina con altri metodi un po' più drastici e magari che piacciono meno a quei buonisti che dicono
che basta suonare una campanella e abbracciarsi e siamo tutti amici, ecco, non è così. Quindi le persone che lavorano qua che speranze hanno di poter andare avanti? Guarda, tra un po' andremo a trovare il vivaista del nostro amico qui della zona che ha sofferto parecchio delle occupazioni in zona perché lo derubano, i suoi clienti hanno paura a venire, lo andremo a intervistare. Per questa live direi che possiamo chiudere qui, vi salutiamo, seguiteci, presto ci sarà il filmato in tribunale. Fabio, noi stiamo vedendo questi stabili, secondo te è possibile ritrasformarli in un servizio utile alla cittadinanza? Ma indubbiamente sì, Daniele, voglio dire... Il posto qua, come abbiamo visto, è molto ampio, perciò riqualificare questa zona sarebbe molto molto utile per Milano. E penso che il comune dovrebbe veramente fare qualcosa, anche perché, come vediamo, gli stabili sono immensi, perciò lasciare al degrado questo ben di Dio sarebbe proprio un peccato veramente per Milano. Perfetto, e secondo te? E quanto è utile costruire al di là di queste strutture dei nuovi complessi residenziali? Cioè, che biglietto da visita è, secondo te, una costruzione di un palazzo nuovo di fianco a un degrado? No, secondo me non è un bel biglietto da visita, caro Daniele. E penso che la gente che voglia acquistare qua di fronte ci penserà più di una volta, perché è inguardabile prendere una casa e guardare questo degrado proprio a cielo aperto, cioè non è neanche in ascolto, proprio a cielo aperto. Io voglio dire, quando scendi da casa tua e attraversi la strada non puoi vedere questa cosa qui, è inguardabile. Tu faresti vivere qui i tuoi figli? Assolutamente no, Daniele, qua è da riqualificare la zona, poi sono veramente, secondo me anche dei buoni uffici si potrebbero qua riqualificare, qualche azienda grossa potrebbe investire molto molto bene e riqualificare tutto. Ti ringrazio Fabio, noi ragazzi ci aggiorniamo, un saluto dal comitato anti-racket CP Airport, Daniele Menti, Fabio Gobbi, Tullio Trapasso che in questo momento sta facendo un altro giro di perlustrazione e ci aggiorniamo. Ed eccoci, oggi eravamo in giro per il quartiere Zama, Bonfadini, Pestagalli, Medici del Vascello, siamo rientrati nella scuola di Zama e ancora oggi è tutto quanto agibile, guardate cosa troviamo. Panni stesi. Sulla ringhiera, anche lì, guarda. Va bene, direi che abbiamo ben poco da aggiungere, questo spazio purtroppo rimane in queste condizioni, so che l'amico consigliere di Municipio 4 Scastrano sta dando una mano a qualcuno che ha un progetto per riqualificarlo, speriamo che succeda più presto, ma per oggi la situazione è ancora questa. Un saluto e andiamo avanti, Comitato No Racket No Abusivismo, City Report, Tullio Trapasso.